il centro storico di Palermo non è quello che noi vediamo percorrendo le strade dove ci sono i monumenti. Il centro storico di Palermo è dove si sta dentro, ecco, dietro fronti, no? Delle grandi, dei grandi palazzi, c'è una situazione, come dire, che dobbiamo giudicare non negativa, ma assolutamente negativa. Il centro storico di Palermo, che voglio dire non a caso è abbastanza occupato dai extracomunitari, offre un sistema di immobili non più abitabili, così come sono, da parte della comunità dei palermitani, perché purtroppo sono molto decaduti per abbandono, per mancanza di interventi nel tempo, eccetera. E sono, diciamo, quasi fuori mercato se non restaurati. Sono edifici storicamente molto interessanti e architettonicamente abbastanza validi, però purtroppo sono stati depredati di loro ricchezze artistiche e architettoniche e in qualche modo stanno andando a un degrado ulteriore. La gente abita in case che hanno una scarsa, come dire, o quasi inesistenza, diciamo, qualità abitativa, non ci sono servizi, sono case che hanno quasi sempre un degrado fisico notevole, però la gente ci abita e ci abitano i cosiddetti extracomunitari. C'è un forte sfruttamento degli emigrati, cioè gli affitti che pagano sono più alti dell'affitto che paga un palermitano medio, perché siccome sono in sovraffollamento e siccome sono aree non una grande appetibilità, diciamo, le potrebbero affittare solamente ad extracomunitari, i quali però, mettendo su più persone che affittano le case, pagano un prezzo per somma più alto di quello che pagherebbe una famiglia palermitana. Questa strada, che fino a qualche anno fa questi negozi non erano tanto fluidi finora, invece mano a mano cominciano ad aprire ulteriori negozi a destra. Sì, e fra un anno, due anni magari sarà globato insieme a tutti questi mercati. Certo, ora si sono maggiorate un sì. po' di più e quindi... È diventato più vivace, sì, più... Anche con le case che hanno ripreso ora, sì. Tutto il restauro la città il rione questo antico, sì. E quindi li stanno riprendendo tutti. Con il restauro del centro storico. Sì. E cioè in qualche modo ritorna la vita nel centro storico, in qualche modo l'attività commerciale. Sarebbe ora che ritornasse un po' di commercio. Un chilo di tutte e due cose. Un chilo di semi e mezzo chilo di noce. Dove ci sono il mercato è anche un luogo culturale oltre che abitativo per gli immigrati, cioè lì intorno al mercato lo trovano un ambiente molto familiare, molto vicino alla loro cultura di origine, no? Io abito sopra. Ah, caspita, abita lì sopra. Io abito qua. Sì. Ma senti, altri che come voi abitano qui, chi c'è? Sri Lanka. Sri Lanka, dove abitano a Sri Lanka? La domenica andate in festa al Poletiana? Domenica? Dove andate la domenica? Io ah, la
lavora qui. Questa condizione multietnica che è presente in una città come Palermo è forte, è chiara, e c'è una convivenza molto interessante, una convivenza, direi, sociale che nessuno sottolinea, ma è di grande valore, perché ecco, ci sono presenti a Palermo, credo, 120 etnie diverse, forse di più. Quelli che hanno ormai non sono più da considerarsi, secondo me, diciamo, solo extracomunitari, ma che hanno ormai consolidato una presenza seria all'interno della struttura della città di Palermo, è la comunità dei tunisini, i quali hanno imprenditoria, diciamo, organizzata, definita, anche di piccolo commercio, con un fenomeno stranissimo. Prima compravano da noi merci e le vendevano nei mercati di Tunisi, plastiche, cose varie, eccetera. Adesso invece prendono oggetti, diciamo, dei paesi di produzione locale, tessuti, eccetera, e le vendono da noi. Quando parliamo di integrazione, noi parliamo di un'amalgama senza differenze. Secondo me è impensabile. Cioè, l'integrazione è il fatto che c'è un tunisino che tiene un ristorante e dice: vado a mangiare, lo saluto, siamo amici, cioè, teniamo che fa. Poi io vado a lavorare, ha fatto lui, fa la cosa, lui non dà fastidio a me, non do fastidio a lui. Tutti e due aiutiamo la comunità in cui viviamo a vivere meglio. Questo è l'integrazione. Voglio dire che non è essere tutti uguali, è essere tutti diversi. Si dice Palermo è punica, cioè cosa significa? Bene, che Palermo è stata fondata da correnti migratorie che venivano dal Libano, passavano dalla Tunisia, eccetera, venivano da molto più lontano. Quindi è una presenza che ha lasciato sempre tracce, questa della ecco, di popolazione che ha avuto bisogno di spostarsi e quindi passando, rimanendo per qualche tempo nella nostra città, nel nostro territorio, ha lasciato tracce di una cultura che ha dovuto lasciare ma che portava con sé. E portandola con sé ha lasciato qui una traccia e questa traccia oggi per noi è tesoro. Ricordo molto bene che Biagio ha spiegato che quella pianta di oliva viene da Gerusalemme. Gli altri due non ricordo bene, ma vengono senz'altro da posti sicuramente lontani, e lui ci tiene molto a queste tre piante, specialmente a quell'albero di oliva. Lui le ha piantate così per dare un segno. Quello sarebbe il Signore, e al lato destro e al lato sinistro ha messo i due ladroni. Fratello Biagio, ecco qui proprio nel numero civico 31, davanti al cancello, incomincia a digiunare. Chiede un diritto
per questi fratelli. Datemi questa struttura che era tutta abbandonata, era diventata ormai una spelonca di ladri per tanti anni e, trascurata com'era, non serviva più a niente. Nessuno più la utilizzava se non per essere saccheggiata nelle ringhiere, nelle porte, in quello che trovavano. Questa chiesa è stata restaurata sempre con l'aiuto dei volontari, del volontariato. Era tutta malandata. Quando l'ha preso Biagio c'erano topi, animali. Questo criterio che lui porta nel suo cuore, nella sua vita, lo trasmette a quella che è la città in cui lui era nato, è la città di Palermo. Si ospitano fratelli che vengono da tutte le parti del mondo. Oltre il barbone, l'alcolista, il vagabondo, il giovane sbandato, l'ex detenuto. Poi incominciamo anche con i detenuti, con le donne di strada, poi con le donne che incominciano a venire dal mondo anche africano. È un continuo via vai di situazioni, di problematiche, da chi perde la casa, da chi tante volte arriva qui, approda in questa struttura perché ha perso il lavoro, da chi ha avuto delusioni nella vita, amarezze, da chi ha perso i genitori. Non c'è una storia uguale all'altra. Farmaci che fuori non si possono comprare vengono qua e li trovano, gratuitamente vengono distribuiti. Questa è l'officina della missione, dove ci sono dei meccanici volontari. È una realtà che noi stessi che siamo qui ci sconvolge, perché porta all'interno di una città come Palermo, martoriata da tanti problemi e da tante situazioni che potrebbero richiamare solo al negativo, invece una prospettiva di grande positività, non solo per tanti volontari che svolgono qui un'attività, ma anche per tanti benefattori. Sono un volontario, sono felice di partecipare a questa corsa alla beneficenza. Quando sono arrivato qua c'erano delle macchine, modo di dire, macchine che insomma addirittura non stampavano. Con un po' della mia esperienza siamo arrivati, insomma si vede la fase progressiva da un lavoro fatto alla buona fino a che siamo arrivati a fare queste icone che sono di Santa Rosalia riprodotte in tela. Non bastano i criteri istituzionali, dei contributi, delle sovvenzioni, se non c'è soprattutto la dedizione dell'uomo, il coessere coinvolti 24 ore su 24 ore ad amare questi fratelli. I soldi sono l'ultima cosa, non servirebbero a dare senso e significato a tutto quello che è nato e che è maturato fino a oggi. Aiuto la nazione, queste la possibilità che ho. Siamo tutti fratelli qui dentro. Purtroppo cerchiamo di fare quel poco che potremo fare. Il riciclaggio della carta, la bianca ha un valore. Il cartone c'è un altro, la plastica c'è un altro valore, per cui viene lavorata, viene pressata
e mandate nei posti dove la lavorano ancora di più. Noi ci diamo una preparazione delle balle essere poi lavorate. Cioè il lavoro pesante, diciamo pesante, che ci fa un gioco, che ci ha nell'animo di lavorare, per noi è un gioco ma ci fa molto piacere questo lavoro. Io mi trovo qui da 3 anni e mi trovo abbastanza bene con i fratelli della missione. Le cose che si possono dire sono tantissime, ma me le tengo nel mio cuore perché sono molto importanti per me non far capire agli altri le mie sofferenze. Bisogna essere allegri, prima con se stessi e poi con gli altri. Pane male, ale ale ale, pane mola, ale ale ale, pane male, ale 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 ale, pane male, ale ale ale, pane mola, la 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 la, pane male, ale 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 ale, pane male, ale ale ale, pane male, ale 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 ale, pane male, ale ale ale. Male male la 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 la. Siamo nella cucciria di Guttuso, solo che il quadro Guttuso l'ha fatto qualche anno fa, quando la cucciria era ancora viva. Adesso ormai la cucciria da qualche anno a questa parte, da 5 anni a questa parte, è morta. Proprio questo senso della rovina e della morte mi interessa moltissimo. Sono uno studente di architettura che ha deciso di fare il fotografo nella vita e ha deciso di vivere in questo quartiere dove la rovina e la vita sono vere. Un quartiere abitato dagli zingari, abitato da extracomunitari, da studenti, da gente del quartiere, che è viva, fa i suoi giochi, fa le sue attività un po' strana, ma vive di questo perché la società non gli ha permesso di vivere di altro. È sicuramente più vero e molto meno la finzione del quartiere bene, della città bene di Palermo, quella città bene che rifiuta questa zona della città e che l'ha relegata in una zona ombra della città stessa. Otonno! Otonno! Otonnacchio! Ha visto che torno da canto. Bello Viano!
questo mercato a Palermo assieme al Ballarò, il capo, e, diciamo, hanno avuto sempre una struttura dominante nella città. Però le città, diciamo, stanno cominciando a cambiare per vari motivi, perché si spostano i centri di attenzione verso la periferia, imperversano i supermercati, quindi le persone, diciamo, si rivolgono più a questi centri in cui trovano tutto e possono posteggiare e non usano venire nel centro storico come venivano una volta. Spesso cadono parte delle case, quindi vengono transennate delle strade, quindi l'accessibilità diventa sempre più difficile. Per cui speriamo che a poco, anche in un progetto di recupero del centro storico, alcune attività possano essere mantenute come salvaguardia di un patrimonio assieme all'architettura. E dire che qui è nato tutto, qui abitavano i Florio, in via Materassai dove abito io. Io mi permetto il lusso di abitare in un palazzo del Cinquecento, bellissimo, con uno scalone di marmo straordinario e un soffitto decorato. E questo con un prezzo ridicolo, tutto sommato. Con uno stratagemma abbiamo fatto una linea internet che condividiamo in tutto il palazzo, siamo tutti giovani, tutti artisti e abbiamo la tecnologia dentro il cuore della città. Se vi capita di passeggiare per la Vucceria troverete opere di artisti, troverete il fruttivendolo che grida ancora all'antica maniera, troverete quella memoria che tutti hanno tentato di rimuovere, che è la stessa memoria mancata che fa sì che Falcone e Borsellino siano morti per nulla. È la stessa memoria della mafia che non esiste, della mafia che non c'è in questa città. La strada si caccia a Cuanzo. Avolo, stia a tomare tata, come avolo? Come avolo e ce la faccio. Piccolo? Ognuno non sa e non è artefice del proprio destino, non vive nella sua coscienza e di conseguenza non riesce ad avere lo sguardo vivo sulle cose. Non conosce questo posto e non lo vuole conoscere. Meglio lasciarlo scomparire, meglio lasciarlo morire piano piano. Il mercato è molto bello di giorno, fino alle 11 massimo, poi alle 11 si scompone. Finisce il pesce, verso l'una di pomeriggio piano piano va morendo. Qui l'immondizia sta bene. Io mi affaccio al mio balcone e vedo immondizia. È un bel vedere tutto sommato. E dire che si potrebbe vedere i bei palazzi del 500, del 600. C'è uno scalone bellissimo a Palazzo Ramacca con una bella galleria d'arte all'ultimo piano. Però per entrare bisogna attraversare un androne con un odore di piscio straordinario. Perché la sera la gente si ubriaca e poi non sa dove andare a fare la pipì. E la fa nello scalone del 600.
Io mi chiamo Pamela e ho deciso di vivere in questo quartiere circa 5 anni fa e nello stesso momento il mio socio in questa galleria ha preso l'appartamento di fianco al mio, che è sempre su questo piano. Dopo un anno abbiamo deciso di aprire questa galleria sotto suggerimento di un artista milanese che si chiama Cingolani, anche lui innamorato di questo quartiere, di questo spazio e soprattutto di questo palazzo che è affascinantissimo nella sua semidistruzione, e abbiamo tentato di portare un po' di arte contemporanea, soprattutto arte contemporanea fatta dai giovani, in una città dove c'è molta stasi. Addirittura c'è un ragazzo austriaco che, pagato dall'Austria, è venuto a farci dei dipinti qui da queste parti. Il primo intervento era a settembre 99 a Piazza Garfello, le rovine, una casa diroccata con 19 stanze. In 5 mesi io ho fatto con una scala lunga e una corda queste 19 stanze, cambiato con 19 diverse strutture dei fiori. È divertente come questo funerale, già annunciato da tempo, si stia svolgendo in un rito che somiglia alle nostre Pasque, dentro una processione mezza sacra e mezza profana, dove la musica è la musica delle voci delle persone anziane che gridano al mercato, e dove l'altra musica è la musica americana della globalizzazione. In mezzo nulla, il deserto. Dimenticata la memoria, dimenticata la Sicilia, dimenticato tutto. Ho deciso di tornare alla cucciria e di intraprendere qualcosa che potesse avere un senso con la memoria e con quello che è stato prima la cucciria, e cioè un mercato. Quindi l'idea immediata è quella di ripristinare questa piazza al piacere che poteva esserci prima di frequentarla, sia per quanto riguarda il cuore della città. E credo che la cucciria abbia bisogno di nuovamente di gente anche dall'esterno che riapprezzi questo quartiere e che lo vive in modo diverso. Quello che credo sia importante è pure che le vecchie putie di quartiere che ormai sono chiuse, abbandonate, riaprono in qualsiasi modo. Ripristinare anche un tessuto economico e commerciale che abbia una possibilità di guadagno per i ragazzi della cucciria e per altra gente che qua comunque col passaggio di turisti e con quello che rappresenta la storia della cucciria sicuramente può riavere una forza, una vitalità che non è giusto che venga abbandonata.
forgot all about the library like she told her old man. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes her teeth away. Fun, fun, fun till her daddy takes her teeth away. Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her but she leaves them on a wild goose chase. E ho fatto le polpette da Belle. Perché a Palermo ha bisogno di ponte, la mare vince a Palermo, perché noi dobbiamo andare in Coppa Vepa, perché Palermo per andare in Coppa Vepa. Abbiamo questi punti noi a Palermo, abbiamo questi punti contro la partita, abbiamo questi punti con la partita del Palermo, contro l'Atalanta e contro l'Udinese, l'Udinese, la partita di noi sconfiggere.